I Feel Like Dancing. Tra le canzoni, i singoli che stiamo promuovendo in questo periodo su Cittadella Radio c'è questo singolo, questa canzone firmata Francesco Grassi, in arte Don Ciccio, disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico tarantino, che abbiamo in diretta qui su Cittadella. Benvenuto Don Ciccio. Bentrovati, bentrovato a te Paolo e a tutti gli ascoltatori della radio. Bene, tu sei attivo dei primi anni 90 perché sei considerato uno dei pionieri della black music in Italia. Senti Don Ciccio, raccontaci come è iniziato questo viaggio sicuramente ricco di tante esperienze. Da questo viaggio è iniziato a Bologna nel 90 appunto, dopo un grande movimento universitario, non so se ve lo ricordate, si chiamava La Pantera, con una serie di amici. Avevamo voglia di fare musica che contenesse un messaggio e così è iniziato tutto. Ci siamo innamorati degli stili del reggae, del ragamuffin, dell'hip hop che ai tempi arrivavano piano piano in Italia e li abbiamo portati, io e la mia generazione, tantissime altre persone in giro, e li abbiamo fatti diventare una cosa importante, ecco. Allora, in diretta su Cittadella noi abbiamo Don Ciccio, ideatore, poi tra l'altro nel 2014 di questo bel progetto African Party, che possiamo definire il primo party afrobeat portato in tour in tutta Italia, con l'intento poi di integrare culture differenti. Senti Don Ciccio, l'iniziativa è quella di portare non solo musica nuova, ma in realtà i tuoi progetti sono una sorta di messaggio che vuoi lanciare. Io sono sempre alla ricerca di musica nuova, non riesco a essere una persona che si ripete nella vita e insieme per me la musica ha sempre un valore importante e un messaggio. Per quanto riguarda l'African Party, nacque nel 2014 perché se tutti noi tarantini ci ricordiamo erano quelli gli anni in cui arrivavano i primi migranti a vivere e a colorare la nostra città e quindi avevo la necessità di far incontrare le persone e quindi attraverso questa festa che utilizzava la musica dei club africani abbiamo fatto una cosa incredibile a Taranto, tantissime feste in cui africani, ma gente di tutto il mondo, e tarantini e italiani, danzavano insieme al ritmo dell'Africa. Ecco, questo era il messaggio dell'African Party, è un messaggio che continuo a portare in giro in tutta Italia e che porterò anche al concertone del 1° maggio. Senti Don Ciccio, come risponde la nostra città Taranto al richiamo di queste tendenze musicali? C'è un riscontro attivo di pubblico? Assolutamente sì, Taranto è molto più fresca, Taranto si sta innovando, Taranto sta crescendo da un punto di vista culturale, anche se devo rimarcare il fatto che la città dovrebbe mettere un attimo più al centro della propria, del proprio futuro, insomma, quella che è la generazione dei giovanissimi dai 15 ai 28, 30 anni che in città vengono normalmente dimenticate. Però nonostante tutto c'è grande attività, ci sono grandi artisti, professionisti che però fanno un po' fatica perché non ci sono spazi, non c'è una politica per i giovani, per la musica, ecco quello è il problema, però il fermento è tanto, 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 è una città che avrà tanto da dire, già sta dando, insomma, non a caso uno dei concerti più grandi che si fanno in Italia in assoluto si tiene a Taranto ed è quello del 1° maggio. Bene, noi tra pochissimo ascolteremo anche il singolo nuovo di Don Ciccio, si chiama I Feel Like Dancing. Beh, parliamo di questa tua produzione attualmente in programmazione su Cittadella la radio, legata poi a un video interessante interamente girato a Taranto con una immagine completamente diversa della nostra città, colorata, piena di energia, sicuramente una città più fresca. È quella che io vorrei, Paolo, è quella che io vorrei, una città più fresca, più colorata, se vuoi più psichedelica, se vuoi più europea, ecco perché dobbiamo iniziare a capire che non basta avere un passaporto europeo, dobbiamo avere anche una cultura europea in questa città. E la scelta il video poi è stato realizzato da Enzi Lumen, che è un video artista bolognese, oltre che mio collega di lavoro, mio grande amico da più di 30 anni, e che è riuscito a tradurre assolutamente questa mia idea che avevo in video, con una roba veramente fresca e colorata. La scelta della canzone è quella di invitare a tutti a riappropriarsi della vita, perché davvero, Paolo, abbiamo passato, specie poi noi musicisti, degli anni troppo bui,
una roba inimmaginabile che ha superato ogni fantasia, e adesso c'è proprio bisogno di rappoparsi della vita, dei colori, della voglia di essere felici e della voglia di ballare. E quindi I Feel Like Dancing è il ballo come strumento per liberarsi, per tornare a essere uomini. E ho scoperto anche, questa è una cosa importante da rimarcare, questa voce incredibile di Macro, al secolo Marco d'Ippolito, che è un cantante esordiente al 100% in Tarantino, questo singolo, Tarantino. Ed è Tarantino al 100%, certo. E ha un timbro e una voce soul che sicuramente farà parlare di sé in futuro. Beh, lo sentiremo tra pochissimo, perché siamo in chiusura dell'appuntamento insieme a Don Ciccio, dove riascolteremo appunto I Feel Like Dancing. Senti Don Ciccio, insomma, progetti per questo 2022, per il proseguio di questo anno, sicuramente tanto live? Tanto live, sì, assolutamente, portare in giro il format African Party insieme alle due più brave ballerine italiane di Afro Music, che sono Mariam di Roma e la Vanilicious che vive a Mantova, e portare appunto questo format in tanti festival, in tanti club e discoteche ovunque, insieme anche alla produzione di musica nuova. Sicuramente subito dopo l'estate uscirà un altro singolo, nella quale voglio celebrare sempre d'ora in poi la voglia di vivere la vita e come dire, la gioia di essere vivi. Ecco, questo sarà il theme di questo anno per me, sia nei miei DJ set, che sono DJ set in cui io incontro la musica da ballare a 360 gradi di tutto il mondo, dalla samba all'afrobeat al rap, ma molto molto altro, sia quando porterò in giro African Party con le coreografie di la Vanilicious e di Mariam. Bene, grazie Don Ciccio, noi tra pochissimo risentiremo il tuo nuovo singolo, si chiama I Feel Like Dancing, e poi naturalmente vi invito a seguire anche live i DJ set di questo nostro artista Tarantino, che sicuramente proporrà tanta innovazione e tanta bella musica. Grazie Don Ciccio. Grazie a voi per l'attenzione che ci mettete alle cose che con grande fatica ma con grande amore si producono in questa città, non solo le mie ma anche quelle di tanti altri artisti che voi sempre sottolineate e come dire, portate all'attenzione della città. Grazie ancora per avermi avuto con voi Paolo, e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella. Bene, chiudiamo con il singolo di Don Ciccio featuring Macro, questa è I Feel Like Dancing. Thank you.